La mano della camorra in Valdarno. Da un blitz della polizia sequestrati 29 appartamenti appartenenti al clan Mallardo, due le società immobiliari della Vallata coinvolte nel giro d'affari. Esplode il caso Mensa a Montevarchi per i bambini dei genitori che non pagano la retta mensile, pane, olio, acqua e frutta. Il sindaco Chiassai, attaccato da ogni parte, difende le sue ragioni. Domani una conferenza stampa su questo. Critiche su tutti i fronti, dall'opposizione in consiglio la richiesta di revocare la decisione. Arriva anche in Parlamento la vicenda con i deputati PD, fra cui anche l'onorevole Donati. Tutti gli schieramenti politici contro questa decisione. Il senatore Mattesini attacca il sindaco Chiassai, anche l'onorevole Gagnarli del Movimento 5 Stelle, decisione che ghettizza i bambini. Manutenzione sul verde al bello sguardo, il circuito di Cavriglia, una manutenzione che vuole cercare di portare avanti un percorso che porterà anche nuove piste ciclabili. La festa del Vaisakhi, ogni anno ormai tradizione a Terranuova Bracciolini, protagonista la comunità indiana, sarà protagonista anche di una mostra fotografica sull'evento alla Sala del Consiglio. Inizia la stagione teatrale al Teatro di Cavriglia con il comico Gabriele Cirilli il 2 di dicembre. Molti però gli appuntamenti che faranno riflettere al Teatro Cavrigliese. Dalla Toscana, Natale, Arezzo si gemella con Montepulciano, iniziativa che riguarderà la cultura e come sempre il classico Babbo Natale dal 18 dicembre al 7 gennaio.